però è la tua squadra. Scusa. Vai. Allora, cosa si prova per lavorare per la RAI? Allora, ogni giorno è un'emozione diversa, è sempre una nuova emozione, perché non è mai la stessa situazione. E quindi mi piace perché ogni volta abbiamo a che fare con situazioni diverse, con chiese diverse, con parroci e gente diversa, ecco. Quindi con le proprie abitudini, però ecco, noi ce la mettiamo tutta ed è una bellissima esperienza, ecco. E cosa ne pensi del coro di Muzzolon? Guarda, allora, del coro di Muzzolon mi è stato riferito prima di fare il sopralluogo che erano circa 60 persone. Quando sono venuto a fare il sopralluogo già l'avevo ascoltato perché hanno fatto le prove. È molto, molto bravo come coro, è molto unito e avete anche un maestro veramente in gamba e bravo che sa anche com'è una generazione, ecco. E qual è la messa per cui hai lavorato che ti è rimasta più impressa? Allora, la messa che mi è rimasta più impressa è quella del 31 maggio del 2015. Che è stata la mia prima messa da assistente alla regia. Poi un'altra invece, la messa impressa, è stata quella del 3 e del 6 gennaio, ne ho fatte due unite, che ho fatto da aiuto regista. Quindi ecco, queste due sono state particolari per me. Grazie mille. Grazie mille a voi. Siamo qui quest'oggi con il nostro grande amico e telespettatore Bruno Gazzetta per chiedergli delle domande molto importanti. Allora, come prima domanda, quali emozioni hai provato cantando davanti a tutta Italia? È indescrivibile, ora per doc. C'è anche chi è svenuto durante, per dirti, l'emozione. Poi,
Hai dormito la notte prima? Non ho dormito, ma per altri motivi. È piccolo. Cosa pensate? Si poteva interpretare. Ti hanno già contattato per le tue grandiosi doti di tenore? Sì, mi hanno già contattato a Roma, però non c'ho voglia di andare. Perché, come ti racconto un episodio di tanti anni fa quando ero bambino, ho detto con mio papà: papà, voglio andare al circo. Lui mi ha detto: no, se vogliono vederti vengono qua a casa. Ah, giusto. Quindi molto, se vogliono vedermi vengono qua a Muzzone. Bene, grazie mille per la sua intervista. Grazie a lei. Grazie. Siamo qui per l'ultima intervista del servizio La Rai a Muzzoron con il maestro Fabrizio. Che tecnica hai usato per non sudare durante la diretta? Avevo un ventilatore davanti. Qual era la tua più grande preoccupazione? Che mancasse la corrente. Ti senti un sex symbol dopo essere apparso in diretta Rai Mondovisione? Dovete chiederlo a mia moglie. Grazie mille. Grazie a voi. Ok. Siamo qui adesso con l'ultima intervista per la Rai a Muzzoron e col maestro del coro Fabrizio. E Fabrizio, che tecnica hai usato per non sudare durante la diretta? Avevo un frigorifero nella schiena. Qual era la tua più grande preoccupazione? Che Anna Roana non cadesse nel palco. Non ti senti un sex symbol adesso che sei apparso in diretta Rai in Mondovisione? No, sei fuori. No, no, il pelo è questo. Ascoltaci, oh Signore. Perché ogni comunità cristiana si apra accogliendo e comprensiva ai fratelli che cercano l'aiuto e thank you.
comunità cristiana si apra accogliente e comprensiva ai fratelli che cercano l'aiuto e il perdono del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le liturgie della nostra comunità sappiano manifestare la gioia del perdono di Dio e i nostri segni di riconciliazione siano autentici e sinceri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ogni persona della comunità di Cornedo, che ricorda e celebra i 50 anni della nuova Chiesa, possa sentirsi accolto e a casa sua quando entra in quel luogo santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ogni credente sappia perdonare i propri ricevuti e si sforzi di chiedere e ricevere il perdono da chi ha offeso. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Fate questo in memoria di me. E dopo io faccio le domande. Buongiorno, siamo qui con una grande personalità della nostra comunità e ecco. Allora, nome, cognome, età. Nome, cognome, età. Dino Rampazzo, 48 anni. Descriviti con tre aggettivi. Allora, simpatico, estroverso, sportivo. Descrivi Don Lino e Don Federico con tre aggettivi. La faccia della Don disperazione. Federico. Don Federico? Sì, e anche Don Lino. Ah, tutti e due. Suona il telefono. Allora, Don Federico, tre aggettivi. Autorevole. Bonaccione. Dai. Socievole. E Don Lino. Don Lino. Autoritario. aggettivo di compagnia. Di compagnia. Ma non è compagnia, è un aggettivo. No? Sì. Di nuovo, piacevole, mi ripeto, no? E c'è quello. Hai detto tre aggettivi? Sì, li ha detto. Sì. La cosa più assurda che ti è successa negli anni di sacerdozio e di carabiniere? Più assurda di sacerdozio e carabiniere? Potrei dire che ho celebrato la messa nella caserma dove ho fatto il carabiniere. Vestito da carabiniere o da sacerdote? Vestito da prete, sacerdote, con dentro ancora però l'animo da carabiniere, profondo. Quante fidanzate hai avuto? Ecco, adesso con te adesso. Quante fidanzate? E chi si sente? No. No. Devo troppe. Dirle troppe, se no troppe. No, no, vogliamo il numero noi. Addio mio. Una media più o meno. Una media. E fidanzate, cosa intendi? Vieni con fidanzate. Di quella che appunto conosci dell'estate o di quella che dura tutte, qualche tutte. Mese? Tutte. Tutte? Tutte, sì.
e un po', diciamo 7-8. Allora, preferisci muzzolo, spagnolo o cornedo? Cos'è questa? tosse. E preferisco... È freddo, sì. Preferisco cornedo, spagnolo, muzzolo. No, non va bene. Come no, va bene? No, vogliamo... No. Non si può. Io preferisco cornedo, spagnolo, muzzolo. Accettiamo? Sì. Dai, dai, è un buono. Solo perché sei tu, però. Fai un bilancio di questo primo anno nella nostra comunità. Un bilancio. Allora, è una comunità, pastorale con tutte le parrocchie, e stiamo cercando di lavorare insieme, dall'alto al basso, quindi anche da Mussolon, da giù Cornedo a Spagnago, la sinistra. E penso appunto che sotto questa ottica appunto di collaborazione possiamo appunto costruire un bel unità. Basta appunto avere la capacità di mettersi insieme, di collaborare. Bene, e allora adesso faccio un saluto. Ciao! Ding dong! Bene. Thank you.
levando adesso. Nome e cognome età? Fabio Pretto, 38. Fabrizio Pretto, 50. Strumento? Oboe. Saxofono, baritono. Gruppo e canzone preferiti? Dire Straits, Sultan of Swing. Blue Springsteen, Born to Run. Servizio più bizzarro? Che? Servizio più bizzarro? Scusi. Ah, il servizio della banda più bizzarro. Più bizzarro. Bizzarro. Io non mi ricordo. Vai, ti dico. Cannevale Le Piana. Cannevale Le Piana. Servizio più bizzarro. Mi scade il tempo, Spoglio tra pausa un attimo. Penso, che bel servizio bizzarro. L'inaugurazione di qualche via, ecco. L'inaugurazione di una via Cornedo, dove non c'era ancora niente, se non proprio la strada e un campo davanti. Ecco, e la targa con il nome della via. Parte preferita? Spartito preferito? Moment for Morricone. Un bilancio della prima stagione? Assolutamente positivo. Non può che essere positivo. Qual è il tuo bandista preferito? Luigi Muro. Fabio Pretto. Descrivi il bandista tipo con tre aggettivi. Si può suonare, cioè. Siamo. Capace. Bravo, silenzioso e obbediente. Preparato, puntuale. Obbediente. Ottoni o legni? Legni. Beh no, aspetta, piano. Ma in effetti, anche se sono un legno, devo dire ottone. Legni. Un saluto ai bandisti. Un saluto ai bandisti. Ciao, no. Ciao, bambina. Ci vediamo mercoledì prossimo. Poi impegnati, da solo il manco. Sì, sì. Facciamo Carmina Burana. Mi hanno perso lì perché avevo il tasto in ciudale. Cos'è che fa? Carmina Burana, sta attento prossima sì, volta. Sì, no, ma sì, i tasti qua, adesso ho toccato fuori. Ecco, no, no. Sì, eccolo, dai, dai. Buono, ci sono. Buono. Ragazzi, ora adesso un attimo di attenzione. I soliti avvisi. Allora, per servizio abbiamo già raccolto le adesioni di tutti quanti, se qualcuno dà cambiamenti, robe da fare. Allora, il servizio sarà sabato, se parte alle 3, mi raccomando, attenti tutti quanti, perché c'è notizie importanti, se parte alle 13.30 in piazza, bisogna che sia qua anche 5 minuti prima, in modo che si possa partire. Se arriva su, dopo il concerto, se alle 16.30.
quella divisa completa, mi raccomando, no? Vieni con le scarpe bianche che siamo seduti a concerto e non fermo figurarci che c'è gente anche da fuori. Alle 16.30 che c'è il concerto. Un coccodrillo vero, un vero alligatore, ti ho detto che l'avevo e l'avrei dato a te, ma i fatti erano chiari, il coccodrillo a te, e tu dovevi dare un gatto nero a me, volevo un gatto nero, 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 mi hai dato un gatto bianco ed io non ci sto più. Di plastica o di stoffa, ma una in carne ed ossa, e l'avrei dato a te, ma i fatti erano chiari, una giraffa a te. La giacca. Eh sì? Costo caldo la giacca! Scusa, bisognava portarla, eh! La giacca, allora, sai, no, io, guarda che io ho chiamato, mi ha detto, io ho chiamato, scusa. Mi ha detto, guarda, oggi fa caldo, mettono sole, la giacca non bisogna portarla! Ma guarda che anch'io ho chiamato e mi hanno detto, ma no, 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 la giacca no, bisogna portarla! No, devi stare tranquillo, allora, se vuoi te la metti in macchina mia, guarda, la macchina qua vicino, ma... No, 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 no. Ciao! Visto? Ma vai, Mona, piatta. Luigi! Ha già sentito suonare? Giorno? Vuoi suonare anche tu? Vuoi andare a prendere lo strumento? Mi ha già fatto. Qua? 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 E ora se mettiamo in fila per 10? No, dai, vai, 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 io per 5, dai, avanti, io ho i tamburi davanti, dai. Tamburi? 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 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 5
Non vi segnano più auto? Clarinetti. Dopo arriva. 4. 3, gli manca 4, buon, perfetto. Avanti. Sassofoni, 1, 2, 3. Adesso un buso po' Mauro che arriva. Fammi stare più avanti. No, ma c'è. No, no, le righe di fondo. Giulio. No, è niente. Mauro, passiamo di Dio. Trombe. Fammi stare più avanti. Due trombe. Due avanti, tre e Dio. Funzioni, perfetto. Si può andare. Bruno va in trio. Il gol più in trio. Protagonista. Vabbè. Manca qualcuno. Qua sì, quattro di trio. Sì, quattro. Siamo quattro di trio. Perfetti. Questo è che è alto. Senti, fammi stare. No, sì. Tanti anni, Bruno. No, io nardi. No, adesso è adesso una cosa. Ciao. Oh, stranamente arriva anche a Stefano, come al solito, in ritardo. Dove devo? Dopo ore di attesa in cui non è arrivato nessuno, ha iniziato a piovere e i soliti sfigati. Alpini, attenti! Alza bandiera!
No, la Magnum. Sei pronto? Vai, vai, vai. A parte è che non si gira da sinistra, mi sembra. Sì, ma che cazzo, che non è in grado di girarsi a sinistra. Dai, fai l'altra invece. La Magnum. Sì, la Magnum. Benissimo. You, where the hell did you come from? You're a different, different kind of fun. And I'm so used to feeling adesso. Adesso ti faccio una battuta, così la smetti anche tu di ridere. Vieni. Anche quello è una ramaccia. Vieni, avvicinati. Sapevate che mio fratello vuole fare l'asfaltatore? Io gli ho detto che ne farà di strada. Che ridere. Già. E non è finita qua. Andiamo, amore. No, fragole. Ditemi che l'avete capito. Andiamo, amore, ma dai, che fa. Adesso hai capito che chi va a comandare?
due hostess. Ora abbiamo qui alla mia destra abbiamo Cristina. Ciao. Alla mia sinistra abbiamo Angela. Ciao. Poi abbiamo retro abbiamo Giulio e Silvia. Ciao. Ciao. Abbiamo dietro ancora c'è Francesco. Ciao. Ciao, la voce fantasma. Il resto dei giovani sono in giro. Ciao. 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 Posto. Posto. Ah, quella dei sassi. Guarda, quella dei dodone. Non lo so. Le donne venerdì sera di giornata delle donne va a fare festa a sera e va in discoteca, va a bere, deve, verso le 2:30 torna a casa e ti mettono a casa. Torna a casa però ci aveva bevuto tanto, vedo che va a fare bisogni, donemo, si ferma al cimitero. Va alla porta, calcetto. Hai bisogno, ti dovrei pulire, seguito una se pulisce con le mutandine, no, butta via le mutandine, l'altra ha detto su un toghe carta lì, trova un toghe carta e si pulisce. La mattina le due mariti lavorano insieme. Ciao, ma sei fatto le nostre donne? Ha detto, torna a casa tardi, ha detto no. Sì, era le 3 mattina, ha detto. E ho detto, la mia casa senza mutande. La mia invece si torna a casa con un toghe carta su per il posteriore. Che ha scritto ti ricorderemo per sempre i tuoi amici. Mamma mia che brutto. Ma non era quella. Quale? 32 anni, ho cominciato teologia, quasi 2 anni di esami di filosofia di tutto il mondo. No signore, no, per piacere, no. Logica, antropologia filosofica. Anche noi facciamo antropologia. Però non stai facendo un video, però no. Facciamo anche filosofia. Ma penso ho preso 30 e lodi in logica. Grazie. E non so neanche cosa ho detto. Importante sono i risultati. Sì. Ma mettimi tu. Stavi registrando! No! Così alla dopo gli poi sul vai. Vai Umberto in tutti i tempi. Cosa? Yeah. Gli sguardi molto romantici. Allora un cazzo. Aspetta! Mi dà un zio. Questo è cioccolato, cucina. È il video delle ultime 2 settimane. Oh, pineapple pan. Pineapple pan. Pineapple pan. Che cazzo è? Ah, è bellissimo! Ma guarda che ti stava per pensare tutto il tempo! Mi fai da solo. Bene. Vai. Aspetta. Ho sbagliato, scusa.
stavo mettendo a ridere. Comincia, tu comincia quando puoi. Ma no! Ha detto ok! Ma ho detto, ma non hai contato fino a tre. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Perché ogni comunità cristiana si apra, accogliente e comprensiva, ai fratelli che cercano l'aiuto e il perdono del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. C'è lui! Se vuoi lo diciamo anche io. Se ci voleva qualcuno che parlasse su, vai a leggere il...